the door. Tipa! Vai bello! E allora, aspettando Mouse Music, il disco ufficiale, Danti spacca! Non ho mai vinto nessuna medaglia d'oro, d'oro. Ho sempre pensato solo a fare il mio lavoro, oro. E scrivo le rime sopra le mie smoking oro, oro. Per questo dico che ho bruciato i miei sogni, sì. E buonanotte ai sogni d'oro. Buonanotte sogni d'oro, quante volte me l'han detto. I sogni che faccio sono troppo grandi per il letto. Sono frasi che si dicono per dire, come quando guardi il pacco di Marlboro e dici smetto. Tu la notte sogni, sì, io ormai non sogno da una cifra, colpa del THC. O forse di queste Marlboro, se smettessi di fumare, forse riuscirei ancora a fare i sogni d'oro. Ma non so smettere, come fare braccio di ferro con un John Cena. È più forte di me, o perché in fondo smettere di sognare è più facile che smettere di fumare. Con la destra scrivo sogni su una cartina, con la sinistra fumo sogni scritti poco prima. Chi sogna troppo non arriva in cima. Chi se ne frega dei sogni, chi se ne frega di John Cena. Non ho mai vinto nessuna medaglia d'oro, d'oro. Ho sempre pensato solo a fare il mio lavoro, d'oro. E scrivo le rime sopra le mie smoking oro, oro. Per questo dico che ho bruciato i miei sogni, sì. E buonanotte ai sogni d'oro. Quando non ho carte devo scrivere un testo, lo scrivo sopra le cartine. E per un testo come questo servono almeno 10 cartine. Una per il ritornello, 8 per le strofe. Una per una buona causa, diversa dalle altre 9. Il guaio è quando sei quasi alla fine e ti viene voglia di fumare. Cosa fai? Resisti o sacrifichi una delle tue 8 cartine? Io la 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 la. Non ho mai vinto nessuna medaglia d'oro, d'oro. Ho sempre pensato solo a fare il mio lavoro, oro. E scrivo le rime sopra le mie smoking oro, oro. Per questo dico che ho bruciato i miei sogni, sì. E buonanotte ai sogni. No, ma dai, io voglio provare ancora una volta, ti prego. Allora, ti ho chiesto di farla meno in power. L'ho fatta meno power, l'ho fatta più giù. Adesso... Sì, ho capito, ma minchia, 4 volte l'abbiamo già provata. Vabbè, riproviamo. Quanto ci devi mettere a stare un mixtape? Riproviamo questa qua. Gesù, mamma adesso, mia. Poi al massimo dopo chiamiamo Ricky, ma fammi provare un'ultima volta. No, chiamiamo Ricky stupido. Chiama Rufio. Non è neanche pagato. Ma che cazzo, ma ti devo dare pure i soldi. Me li devi dare tu che mi hai rovinato. Vabbè, il mixtape. Ciao a tutti amici, ma soprattutto... Basta! Vai a chiamare Ricky, va!